Buongiorno a tutti, sono Miriam Cominelli, assessore all'ambiente di una città importante come Brescia. Siamo una città di circa 200.000 abitanti del nord dell'Italia. Siamo una città che ha una grande e ricca eredità industriale che ci ha permesso di crescere economicamente, ma che ci ha lasciato anche alcuni problemi ambientali. La sfida principale oggi per la nostra città è quella di arrivare ad essere la città del risanamento, ridare ai cittadini quello che gli è stato in parte anche tolto da questa realtà così importante, ma per certi versi anche pesante. Quindi stiamo andando avanti con un percorso ben definito per le bonifiche del nostro territorio da una parte e con la valorizzazione anche di nuovi spazi verdi. Penso ad esempio al Parco delle Cave, una grande area di mitigazione urbana presente sul nostro territorio che vogliamo continuare a gestire con la partecipazione attiva di associazioni e cittadini. Ci sono cambiamenti che vogliamo fare per proseguire la strada ambientale. Uno su tutti è continuare sul percorso di avere un approvvigionamento energetico che sia sostenibile ambientalmente, quindi tutto il tema della decarbonizzazione che una città come la nostra ha bene in mente come obiettivo per il futuro della sua rete di teleriscaldamento, una rete che ci ha permesso di spegnere quasi 20.000 caldaie che ci dà energia elettrica e calore. Andiamo avanti in questa direzione, ad esempio anche con progetti urbanistici come Oltre la strada, che unisce ambiente, economia e società, c'è attenzione al sociale, alla riqualificazione urbana e anche al suo interno viene inserito un pezzo importante delle bonifiche del sito di interesse nazionale Caffaro. Per quanto riguarda l'importanza dei progetti dell'Unione Europea, fondamentale è il progetto di A2A, denominato Tempo. Questa sperimentazione ci permetterà di efficientare la rete di teleriscaldamento, da una parte riducendo quelle che sono le perdite e dall'altra permettendo anche di potersi approvvigionare anche da altre fonti di calore che si trovano all'interno della città. Importante per noi l'attenzione dell'Unione Europea può essere su un tema chiave per una città che sta nel bacino padano. Il tema chiave è quello della qualità dell'aria. Sarebbe importante appunto un'attenzione anche sovranazionale a questo problema che tutti insieme dobbiamo riuscire a risolvere. After all, we are all connected.